Comunque mi dispiace, insomma, ci sia stata tutta questa polemica intorno a un atto che comunque è stato protocollato assolutamente in tempo, quindi non c'è un errore della maggioranza e che comunque ha visto un supporto che riconosciamo da parte di tutti i capigruppo, perché in coerenza con quanto detto in precedenza, trovo giusto che venga discussa anche questa oggi come le altre perché è stata protocollata in tempo e quindi perché l'errore non è nostro e perché, ribadisco, la protrazione è stata decisa ulteriormente da tutti i capigruppo che in coerenza con quello che hanno detto prima, cioè che grandi personaggi come questi non hanno colori politici e quindi è importante dimostrare anche in questa occasione questa trasversalità. Un po' si è tentennato oggi, però insomma cerchiamo di raccogliere il lato positivo. Per noi è un'occasione per riconoscere insomma, un gigante semplice come Proietti, uno proprio degli attori più amati dagli italiani, in particolare dai romani. È riduttivo veramente definirlo insegnante perché era veramente un fiume in piena che ti travolgeva con la sua bravura. Più che da studiare, lui era da rubare veramente con gli occhi. È partito come apprendista nelle botteghe di un artigiano e ha sempre mantenuto queste radici di semplicità. Non esiste veramente una definizione migliore per lui di persona semplice, umile, che ha insegnato il rispetto per il lavoro e per il sacrificio. Come detto, da teatro, cinema, musica, TV, poesia, veramente si è dimostrato un artista, poliedrico ed era giusto che Roma, capitale e anche insomma noi abbiamo voluto riconoscere questa grande passione per l'arte e per la cultura che lo ha spinto in tutti questi anni, questa importante eredità che ha lasciato soprattutto all'identità di noi romani, per cui la sua capacità di coniugare dal basso e dall'alto il colto e il popolare in una commissione che veramente è riuscita a pochi in tutti questi anni. Il dibattito è stato ampio, insomma, sia a livello pubblico che interno nostro, insomma, sul Brancaccio e il Silvano Toti Globe Theater, che sono state le case artistiche, le creature di Gigi Proietti di fatto, e con esse, insomma, ha cercato di rendere il teatro un teatro che fosse il più possibile accessibile a tutti. E proprio riconoscendo questo legame fortissimo con il popolo romano, insomma, credevamo fosse indispensabile, riconoscere in ogni modo possibile, anche ponendo iniziative che potessero dare il nome al Globe Theater stesso, con il supporto, insomma, del Silvano Toti da cui il teatro prende nome, a procedere insomma con il riconoscimento al grande maestro e poi di omaggiare con una campagna di affissioni che possa andare al riconoscimento della valorizzazione della produzione di questo grande uomo, riconoscendo il suo straordinario impegno profuso per la crescita culturale della nostra città e del paese. Quindi per questo anche noi pensavamo fosse importante dare un contributo. Presidente, spero insomma che possa essere sostenuta da tutti questa mozione. Grazie.